È stata utilizzata persino una mitraglietta per mettere a segno una rapina sul nuovo tracciato della strada statale 640 che collega Agrigento con Caltanissetta. Il fatto è avvenuto proprio al confine tra le due province nei pressi di Canicattì. Vittima l'autista di un furgone appartenente ad una ditta di Porto Empedocle che si occupa del commercio e del trasporto di prodotti ittici in tutta la Sicilia. L'uomo alla guida del mezzo stava ritornando in sede e aveva con sé l'incasso delle consegne effettuate. Improvvisamente è stato affiancato da un'autovettura con due persone a bordo che si è messa di traverso ed ha costretto il furgone ad accostare ai margini della carreggiata. Dalla macchina sono scesi due uomini a volto scoperto e armati di mitraglietta che hanno consigliato all'autista di stare calmo che nulla di grave gli sarebbe accaduto. Si sono fatti consegnare il telefono cellulare e un borsello contenente soldi, documenti e assegni, portandosi via anche il furgone. Ancora sotto shock per quanto avvenuto, il lavoratore è rientrato a Porto Empedocle dove ha presentato la denuncia alla polizia. Gli inquirenti, che sull'episodio mantengono il più stretto riservo, stanno cercando di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini per risalire ai due responsabili. È probabile, secondo gli investigatori, che i rapinatori, prima di mettere in atto la rapina, abbiano studiato a diverso tempo tutti gli spostamenti del furgone con manovre di appostamento.